Ciao, sono Luca e in questo video vedremo perché lo sgarro non esiste. Io propongo il paradigma dell'autoconsapevolezza, che vuol dire semplicemente ascoltarsi, mente ti alleni in termini di connessione mente muscolo consapevolezza muscolare. Poi ti rimando nel mio video come sempre sul test per andare più a fondo da questo punto di vista e anche per l'appunto al di fuori dell'ambito allenamento durante la giornata. Non siamo dei cyborg, notizia shock, quindi ovviamente conta primariamente l'ascolto di sé, perché se il fiume metaforico scorre libero, se tu immagini un fiume che per l'appunto scorre libero e impetuoso, se butti un sasso dentro non succede niente, se butti un masso dentro non succede niente, se invece il fiume non scorre libero perché c'è una chiusa, allora anche un sasso può fare strabordare il tutto se la metafora regge. Quindi se noi diciamo fluiamo il più possibile con la nostra energia, sempre che uno poi recepisca cosa voglia dire la cosa, dopo ovviamente un 100 in più, come dire, un qualche numeretto in più e in meno in ogni ambito, alimentazione, allenamento e così via, non fa la differenza, e al netto poi della genetica, perché ovviamente, come già spiegato in passato, se tu sei in un contesto banalmente, altra cosa che si può dire, dove magari ti godi un discorso di convivialità, sei fuori con gli amici, ti diverti, tutto questo più che compensa l'aspetto dell'eventuale sgarro, perché oh mio Dio, ho sbagliato, perché non siamo dei cyborg, quindi anche l'aspetto psicoemotivo, energetico, chiamalo come vuoi, è vitale e in molti casi, se non sempre, ovviamente la chiave di volta per una forma fisica è sempre l'aspetto più, diciamo, immateriale, più sottile, più emotivo e quant'altro rispetto ai numeretti, quante serie faccio, quante ripetizioni. E molto spesso, se non sempre, quando uno sgarra è sempre più lo stress mentale di dire oh mio Dio, ho sgarrato, che non il problema in sé. Quindi in realtà, se si volesse andare un po' più a fondo, per il discorso consapevolezza muscolare, per l'appunto, puoi provare il test, per il discorso consapevolezza di sé più in generale, poi trovi tanti strumenti sul mio sito, pagina con il paradigma dell'autoconsapevolezza, video guida allenamento energetico che è fantascienza per il mondo del fitness, che è un po' il riflesso del percorso che io sto facendo, dove ho modificato la mia forma fisica a un livello più sottile rispetto che stare lì a conteggiare tipo piccolo chimico. Dopo nella video guida trovi tutto, teoria e pratica, poi con calma, sono 5 video da un'ora, quindi è un bel po' di contenuti, e se vuoi partire da subito con qualcosa di concreto, e oltre alla videoguida poi trovi anche gli esercizi di meditazione, perché alla fine conta quello che dà un risultato. E se cominci ad ascoltarti scoprirai piano piano che per l'appunto non sei un cyborg, quindi sicuramente l'aspetto più, ripeto, sottile conta molto di più rispetto a quello materiale. Oh mio Dio, un numeretto in più in meno fa una differenza, non necessariamente, altrimenti banalmente dovresti contare anche i passi che fai durante la giornata, quante rampe di scale, se fai una rampa di in più dovresti dopo equilibrare il tutto. Ma ovviamente non funziona assolutamente così. Quindi sta a te quantomeno iniziare nell'ambito allenamento in palestra a casa a sentire i muscoli, concetto che ho scoperto nel corso del tempo essere rivoluzionario, almeno quello tramite il mio video test e anche la guida. E dopodiché, se vai un po' più a fondo e magari durante la giornata tramite i miei esercizi di meditazione molto concreti che puoi fare durante la giornata, come dire, andare un po' oltre il personaggio che interpreti un po' tutti i giorni, l'avevo spiegato anche nella metafora di Terminator 2, e quindi renderti conto che alla fine tutti i tuoi meccanismi, comportamenti, abitudini, routine, al netto del fatto che uno dice ok, devo farlo per studiare, lavorare, in realtà poi nascondono sempre dinamiche sottili molto più potenti che se uno va piano piano a scoprire, a sentire tramite il corpo, che è sempre un ottimo sistema di feedback, non solo in palestra ma anche al di fuori, ti si apre un mondo, perché ti rendi conto piano piano nel corso del tempo di essere chiusi in casa. Se cominci a uscire tramite per l'appunto gli strumenti citati prima, come io piano piano sto facendo, sicuramente si apre un mondo, perché veramente il tutto è molto concreto. Quindi potrei parlare per delle ore, però ti rimando all'autoconsapevolezza, allenamento energetico e esercizi di meditazione, tutto molto concreto. Inizia in palestra a casa quando ti alleni, a sentire il muscolo, e dopodiché durante la giornata, se ti connetti al respiro e cominci a sentire un po' come il corpo risponde in termini di sensazioni, percezioni, tensioni quant'altro, e quant'altro, il tutto si apre veramente un mondo. E soprattutto anche nel caso estremo in cui magari oh mio Dio, ho sgarrato e così via, se cominci ad avere un po' di autoconsapevolezza, conoscenza di sé e quant'altro, ti rendi conto che in realtà il punto non è neanche quello, perché ovviamente c'è molto altro dietro in termini di, a livello magari psicoemotivo, così via, da andare a scoprire, e poi farlo tranquillamente, perché per appunto per andare un po' oltre le solite maschere che indossiamo, i soliti comportamenti di default che mettiamo in atto in alcuni contesti, e renderti conto per l'appunto, diciamo, chi c'è un po' dietro il terminator che ti sei costruito, cose molto concrete. E ripeto, quindi vai oltre, valuta tu, però alla fine è buon senso partire dal presupposto che non esiste lo sgarro in sé, perché ovviamente il fiume deve scorrere libero, tu sei molto di più che non un cyborg che
una caldaia o un motore a combustione interna, quindi ovviamente conta primariamente che io mi lasci andare e mi impari ad ascoltare, che esprima, diciamo, liberamente le mie emozioni, dopodiché il resto perde di importanza. Quindi ti rimando all'autoconsapevolezza, all'allenamento energetico, meditazione, e le varie metafore di Terminator 2, Terminator 3 e quant'altro, test e guida per cominciare ad ascoltarti a livello più superficiale, fra virgolette. Vedi tu cosa arriva, ma sono cose molto potenti. Infine, come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!